Nel caso di alluvioni e altri eventi estremi dovuti probabilmente in maniera molto forte al cambiamento climatico, è importante riuscire a collegare assieme tutte le fonti di informazioni e informare i cittadini su quello che è necessario fare come risposta per mettersi in sicurezza, ma anche collaborando con le forze che si sono attivate. Le tecnologie digitali ci aiutano a costruire questa rete di collegamento. Il progetto React è portato avanti da 20 partner internazionali e destinato a costruire la più grossa piattaforma tecnologica di raccolta dati e supporto alla risposta in situazioni di emergenza. Una delle parti fondamentali è la nuova applicazione per costruire lo strumento di collegamento dei cittadini, sia per ricevere informazioni che per fornire nuovi dati. I nuovi dati sono interpretati proprio dalle tecnologie di intelligenza artificiale. La Fondazione Kessler vede in questo punto un modo per contribuire con ricerche che stiamo costruendo nell'ambito dei big data e dell'analytics. Quindi si collegano modelli scientifici, li si mettono in rete con flussi dati di livello globale, quindi a tutto livello europeo, ma si collegano proprio al dato puntuale sul territorio. E questo è veramente importante in un territorio, per esempio, come quello italiano, in cui c'è una fragilità strutturale a cui bisogna essere in grado di rispondere velocemente. Quindi accumulare dati, dare risposte puntuali e metterci la migliore scienza che possiamo costruire in questo momento. FBK nel progetto React ha sviluppato il primo sistema per la predizione di ondate di calore a livello europeo. Abbiamo correttamente monitorato e predetto le ondate di calore in Svezia quest'estate e i relativi incendi di origine spontanea che si sono verificati. Abbiamo anche sviluppato i modelli di rischio per quanto riguarda gli eventi estremi, come esondazioni di fiumi, fuochi spontanei e ondate di calore. E in questo caso i nostri modelli hanno una risoluzione molto alta, 100 metri per 100 metri. L'alta risoluzione è molto importante perché permette all'amministrazione locale di ottimizzare le risorse disponibili ad affrontare questi fenomeni naturali. Provate anche voi la app scaricandola dagli appositi store.